oggi andiamo ad affrontare un tema a dir poco complicato. Se non vi sentite pronti ad una critica, non guardate questo video assolutamente. L'argomento che affrontiamo oggi con il secondo appuntamento di Danza con Joe del mese di agosto è di chi diffidare. Siamo tutti ballerini, l'ho detto nel primo video di Danza con Joe di quest'anno, sia chi sceglie un percorso dilettantistico sia chi sceglie un percorso professionale. E dato che adesso è il mese nel quale bisogna decidere se iscriversi al nuovo anno di danza con le lezioni che inizieranno a settembre, oh mio Dio, non vedo l'ora, dobbiamo essere tutti consapevoli di chi fidarci sotto ogni punto di vista, sia dal punto di vista umano che dal punto di vista tecnico. E sono qua per fare un po' di chiarezza secondo la mia personale opinione. Ci tengo a dirlo perché non vorrei che si andasse a pensare che questa è un'opinione comune. Ognuno ha la sua opinione personale sul percorso che ha fatto o su chi fidarsi, quindi ognuno ha la sua opinione. Siete liberi di farmela sapere qua sotto nei commenti. Ci terrei a condividere con voi questa cosa e discuterne con voi soprattutto. Ci tengo a precisare quello che secondo me è il tipo di ambiente e di insegnante del quale andare a fidarsi, perciò vi do queste 10 dritte per poter scegliere con più tranquillità e con più accuratezza, perché la ricerca di una scuola di danza o di un'accademia o quello che è va sempre fatta con un certo criterio. Diffidate degli insegnanti che vi dicono sempre, sottolineo sempre, che siete bravi o ancora peggio i più bravi. È una sicurezza che non stimola assolutamente nessuno. Se un allievo o un ballerino si sente il più bravo oppure tra i più bravi, non sarà mai stimolato a migliorarsi, rimarrà sempre allo stesso livello e smetterà di studiare perché è annoiato, perché non è stimolato. Ovvio, ci sono gli allievi ovviamente più talentuosi di altri, più dotati di altri, che ci piacciono tantissimo perché vanno a realizzare le nostre idee di insegnanti, ma anch'essi hanno bisogno comunque di uno stimolo per migliorarsi. È una cosa assolutamente fondamentale secondo me. Diffidate di chi vi chiede soldi ma senza risultati. Ci sono tante realtà, che io sappia, poi magari mi sbaglio, che hanno delle quote altissime a livello economico, magari per il quale bisogna fare dei sacrifici, perché queste realtà comunque promettono chissà quali miglioramenti, chissà quali esperienze tecniche e artistiche che ti portano poi a diventare effettivamente un ballerino, un insegnante, un professionista in generale. Ma poi alla fine si sono spesi tanti soldi per che cosa? Per niente, per un'esperienza che potevi fare magari in un altro modo, magari spendendo molti meno soldi e ottenendo molto di più. Non è una regola generale ovviamente, ci sono effettivamente delle realtà che sono molto costose, ma che se vai a ricercare bene i risultati di chi ha frequentato tale realtà, poi effettivamente ti fanno ottenere dei risultati e quindi vale la pena investirci economicamente. Per tutto il resto, tutti quelli che chiedono soldi a priori, no. No, se pensi che comunque sia un tipo di realtà su cui puoi fare affidamento, fai un tentativo. Però pensaci due volte prima di fare un secondo tentativo, ecco, se ti accorgi di questa cosa. Diffidate di chi vi fa promesse che non può mantenere, piuttosto che discutere con voi del vostro futuro in maniera critica e costruttiva. Ci sono persone che piuttosto che perdere i propri allievi, piuttosto che perdere quella quota di iscrizione, fanno promesse che non esistono né in cielo né in terra. Vi faccio un esempio pratico. Ho fatto 10 anni di danza classica, adesso vengo qua perché sono sicura che tu mi possa formare per entrare alla Scala, ma a livello di tempo io non posso prometterti quanto tempo tu ci metterai per diventare un ballerino della Scala. Ti posso aiutare, posso far sì che col duro lavoro tu ottenga quello che vuoi, ma non è una cosa che dipende da me, dipende dalla commissione di ammissione del teatro alla Scala. E quindi questo era per farvi un esempio pratico di una promessa che io non posso mantenere. Io ti posso discuterne con te, come ho parlato nell'ultimo video, del tuo percorso personale per raggiungere un determinato obiettivo. Sappi che se vuoi diventare un ballerino della Scala non succederà probabilmente entro un anno. Io ti posso far lavorare tanto, ma non porti il limite di riuscirci entro quest'anno, perché altrimenti sei un fallito. Diffidate perché è una perdita di tempo, è assolutamente una perdita di tempo, e la tal persona poi troverà un escamotage per farvi capire che la promessa che vi ha fatto era una tra tante promesse che poteva farvi. Insomma, non lo so, comunque diffidate di queste persone perché vuol dire che non hanno capito assolutamente niente del duro lavoro che richiede la danza. E anche qua comunque ci sono le eccezioni.
non è una regola generale. Il quarto punto che vado ad analizzare è un punto che riguarda in particolare chi ambisce alla carriera professionale nella danza. Diffidate di chi non vi paga. Se siete arrivati a un certo livello, avete avuto la fortuna e comunque la costanza per arrivare all'ambiente professionistico, cercate lavori dignitosi che vi paghino, che siano effettivamente dei lavori. Non esiste assolutamente una realtà lavorativa che vi fa lavorare senza pagarvi, o magari per il quale dovete pagare voi, perché purtroppo esistono queste situazioni. Se arriva la persona X che vi dice: sì, io ti voglio come ballerino nella mia grandissima compagnia che conosco solo io e il paesino dove si esibisce questa compagnia, però ti pago in visibilità, perché così almeno se tu lavori per me gratis, poi ti vedrà chissà quanta gente che potrà assumerti per un dato lavoro. Ma la domanda è: allora perché non vai a ricercare direttamente le persone che ti possono vedere e poi effettivamente assumere per un lavoro vero? Diffidate di queste persone, perché sono persone che fanno solo il proprio lucro personale, che sfruttano il vostro duro lavoro, gli obiettivi che avete raggiunto per se stessi, ed è sbagliatissimo, non è assolutamente concepibile come cosa. Questa è una cosa che mi fa diffidate di chi non ha a cuore il vostro percorso personale. Se un insegnante guarda solo il gruppo, solo il numero, l'effetto che deve fare un gruppo, e voi nel vostro piccolo avete il vostro piccolo, minuscolo obiettivo che non c'entra assolutamente niente con il gruppo, ma l'insegnante non ha a cuore questo vostro piccolo, piccolissimo obiettivo, diffidate, perché sono persone che ci tengono solamente, come nel punto precedente, a fare il proprio lucro, il proprio numero, il proprio effettone a livello scenografico, ma che di voi non ne frega assolutamente niente, passatemi il francesismo. Come ho detto nel video precedente, un bravo insegnante, secondo me, deve guardare non solo il contesto, quello che si vuole ottenere dal gruppo, non sempre almeno, ma deve guardare il percorso del singolo. Tu puoi andare a pensare a un gruppo solamente se tutto il gruppo ha lo stesso obiettivo. Quindi faccio l'esempio: se tutto il gruppo è talentuoso, è dotato e hanno tutti lo stesso obiettivo, che può essere anche banalmente andare a partecipare a un concorso, allora sì, puoi dare la priorità al gruppo. Ma se il gruppo è disomogeneo, hanno tutti capacità diverse, hanno tutti percorsi diversi, obiettivi diversi, tu hai il dovere di guardare il percorso di ciascuno. Diffidate di chi parla per il gusto di farlo, o parla per il gusto di farlo. Chi esalta le proprie conoscenze per partito preso, chi passa più tempo a decantare le proprie doti, oppure a parlare male di chi non ha le stesse doti al di fuori del proprio contesto, è una persona di cui diffidare, sia perché nella pratica poi alla fine parlando cosa impari tu, io non lo so, forse impari a parlare e sparlare per partito preso, sia perché chi tanto parla non ha nulla effettivamente da passarvi se non le proprie parole. E non è una cosa assolutamente sbagliata, perché comunque anche io sono una persona a cui piace tanto parlare delle proprie esperienze, a cui piace confrontarmi parlando con i miei allievi, ma poi nella pratica è la stessa cosa. Io preferisco mettere un dialogo e pratica sullo stesso piano, perché lo ritengo molto più professionale. Se la parte del dialogo e della chiacchierata aumenta troppo in percentuale nel tempo di una lezione, c'è qualcosa che non va, secondo me. Diffidate di chi pensa ad apparire più che a tutto il resto. Diffidate di quelle persone che danno molta più importanza all'aspetto estetico, il costume bello, le luci belle, lo spettacolone, piuttosto che alla tecnica. Quando osservate una coreografia di una scuola di danza oppure di un contesto dove voi volete iscrivervi, fate attenzione alla tecnica. Se tecnicamente è un gruppo, comunque una coreografia che vale al di là del costume, allora potete fidarvi. Se invece vedete che il gruppo è vestito benissimo, truccato benissimo, ha una scenografia pazzesca, ma tecnicamente non fa nulla, allora sicuramente è un tipo di ambiente che non vi insegnerà nulla. Non vi insegnerà nulla se non a esteticamente essere perfetti sempre. È una scelta, nel senso che uno può anche decidere di non impegnarsi mai, di ottenere quel poco che ti fa dire: ah wow, la danza è la mia vita. Più di quello no, quindi insomma dipende un po' dalle vostre priorità, ecco. Un bravo insegnante è capace di fare grandi coreografie anche vestendo il proprio gruppo con una canottiera da muratore e un pantaloncino di jeans.
kids. Poi il lato estetico durante gli spettacoli secondo me è fondamentale, certo, però in aggiunta al resto. Per il prossimo punto io vi consiglio di vedere il precedente video che vi lascio qua sopra nell'info box. Diffidate di chi vi pone limiti a prescindere. Diffidate di chi vi dice: sei fatto così e quindi tu non potrai mai fare questa cosa. È una persona che vi guarda come un numero. Se una persona vi dice a priori che voi non potrete mai fare una cosa, scappate. Diffidate di chi si fa guidare da voi piuttosto che guidarvi. Quando uno sceglie un ambiente, un insegnante, è perché ha bisogno di fidarsi e di avere una guida appunto in questo percorso, perché si ritiene giustamente non adatto a capire quali sono effettivamente gli obiettivi che uno può porsi o via dicendo. Arrivi tu al saggio e dici: io vorrei mettere questo vestito al saggio, e magari la coreografia non c'entra assolutamente niente con quello che tu ti vuoi mettere. E l'insegnante mi dice: ma sì, va bene. Oppure io, una cosa che odio assolutamente è: per questa coreografia vestitevi come volete. Cosa? Vuol dire che non hai assolutamente idea. Non hai idee in generale di quello che tu vuoi fare con un determinato gruppo. Non hai fantasia, non hai piacere nel creare un percorso ad hoc per il gruppo e per il singolo. No, no, assolutamente no. Non dico che non potete avere un'opinione, ma è un'opinione. Se voi andate in una scuola che fa della vostra opinione la propria legge, è una scuola inaffidabile secondo me, a meno che non si tratti di una riunione fatta apposta per decidere il tal concorso, il tal costume, insomma, per mettere insieme le varie opinioni, fare un po' di brainstorming e fare di queste opinioni una decisione che vada bene a tutti. In quel caso è un altro discorso, si chiama democrazia. Invece se arriva il singolo e dice: boh, mi voglio mettere il tutù per fare acrobatica, e tu gli dici sì, va bene, ma... Ultimo punto, e anche di questo ho parlato nello scorso video: diffidate di chi copia, perfino se stesso. Chi copia non dà valore al proprio lavoro, chi copia non ha idee, chi copia non vi dà garanzia di migliorarvi, vi dà garanzia di avere magari uno specchio un po' ampio, se comunque magari si rifà a coreografie dei professionisti, di un repertorio, ma non lavorerà mai su di voi, perché ogni coreografia è fatta per un determinato tipo di allievi, per un determinato tipo di realtà, per un determinato tipo di tecnica che non è uguale per tutti. La persona che copia non guarda voi, guarda se stesso e basta, e diffidate di chi copia se stesso, perché ci sono anche tante persone che piuttosto che rinnovarsi, studiare, formarsi, preferiscono andarsi a rivedere magari la propria coreografia di 10 anni prima, rielaborarla un attimino come costumi, come musica, come sequenze, e rifare la stessa cosa. In questo modo, secondo voi, imparate qualcosa di nuovo? Secondo voi siete stimolati a migliorarvi? Io non credo. Credo di aver esaurito tutto. Questo è stato un video cattivissimo, mi rendo conto, ma soprattutto realistico, almeno dal mio punto di vista. Se non siete d'accordo o se siete d'accordo, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Ne discutiamo, perché è un argomento che a me sta molto a cuore, la scelta che fate, non deve essere la scelta verso di me chiaramente, ma che ogni appassionato di danza nel suo piccolo faccia la scelta giusta secondo le proprie priorità. E ci tengo a ribadire che queste che ho detto non sono regole generali, ma sono regole che secondo me vanno rispettate nel momento in cui si va a scegliere dove iscriversi, ecco, o dove lavorare. Qua sopra trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi e sostenermi. Invece qua sotto trovate la mia mail per le collaborazioni e corrispondenze. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like di supporto, e se pensate che sia interessante da guardare magari per i vostri insegnanti di danza, per la vostra direzione artistica, perché no, per le vostre compagne di danza, oppure per l'amica che si vuole iscrivere in una scuola di danza e non sa come fare, condividete il video su tutti i vostri social. Se vi piace tutto questo format e tutto quello che faccio su questa piattaforma, iscrivetevi al canale e cliccate la campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo con il prossimo video, con la box review, il 24 agosto. Invece il prossimo Danza con Joe il 7 settembre. Un bacione e ci vediamo alla prossima!